Ciao a tutti, per partire l'idea di questo talk è nata dall'esigenza di trovare un tool che mi permettesse di monitorare un'applicazione, in questo caso un'applicazione Python Flask, in modo semplice, open source e gratuito. Prima di iniziare partirei con delle domande, alcune facili, poi andando sempre più difficile. Prima facile, chi conosce Elasticsearch? Penso comunque sia abbastanza facile. Seconda, chi fa monitoraggio delle proprie applicazioni? Anche qui direi ok. Chi oltre a fare monitoraggio fa anche una sorta di management del monitoraggio delle proprie prestazioni? Sembra di vedere meno mani. Chi ha visto la funzionalità per monitorare le prestazioni delle applicazioni disponibili all'interno della suite Elastic? Pochi, quindi direi bene. Quindi, chi sono io? Matteo Zuccon, attualmente lavoro come solution developer in MailUp. Questi sono i miei contatti, quindi ballano, ma ogni tanto li vedete. Mi trovate su Twitter, la mia mail, il mio blog, vi ricordo gli hashtag della giornata, quella è la foto, quello sono io. E quindi passiamo a vedere l'agenda della sessione. Quindi partiamo da una definizione di cos'è le performance, quindi cosa intendiamo per performance, quindi definizione e significato. Poi passiamo a presentare APM, quindi Application Performance Management, cos'è. E poi a vedere open source APM con Elasticsearch e Kibana. Presentato cos'è APM, andiamo poi a vedere come monitorare la nostra applicazione Python Flask. Quindi partiamo dalla definizione di performance. Non è facile dare una definizione di performance. Online se ne trovano molte, secondo me poche soddisfacenti. Scusa? Un altro adattatore perché questo qua sta passando veramente un po' troppo epilessivo. Ok, aspettiamo allora. Allora, online si trovano moltissime definizioni. Come detto prima, io non ne ho sinceramente trovata una che mi soddisfa a pieno, quindi qui ne ho riportata una trovata online. Quindi come viene definita una performance? Quindi qualcosa che produce il risultato desiderato, quindi successo, in modo totale, riferito alla nostra applicazione, al nostro sistema. Questo successo include anche, ovviamente, la nostra applicazione deve fare qualcosa, fa effettivamente quello che noi vogliamo che faccia, e include il throughput, il tempo di risposta per ogni richiesta e la disponibilità. Ovviamente è una definizione molto generica. Esempi di performance quali sono? Esempio, la risposta media della nostra applicazione, il carico dell'applicazione, il monitoraggio della CPU dei server, il tracking dei log, degli errori. In generale, siccome è l'ultima frase, l'idea dell'ultima frase è quella di dire: per la tua applicazione cosa è significativo, cosa è importante, quali metriche sono importanti per la tua applicazione e per il tuo use case. Ovviamente se fai un'applicazione che deve essere altamente disponibile, alcune metriche saranno più importanti rispetto di altre. Fai un'altra applicazione dove ovviamente deve essere sempre disponibile, ma non ad alti livelli, ovviamente alcune metriche saranno meno importanti. Qui però parliamo solo di monitoraggio, nel senso io vado a monitorare delle metriche, dei parametri. Le performance sono importanti, però non solo il monitoraggio, anche la gestione, il cosiddetto management. Secondo me non va bene che per la nostra applicazione ci limitiamo semplicemente a monitorare le nostre performance. Dobbiamo anche prevedere un piano di gestione di monitoraggio di queste performance, che vuol dire andare a contestualizzare le metriche che andiamo a rilevare, avere un piano per gestire queste metriche rilevate, non semplicemente accumulo dei dati relativi all'applicazione, sono lì, ogni tanto li guardo e fine. Quindi l'idea è quella di, oltre a fare monitoring, avere anche una parte di management. Da questa idea nasce il cosiddetto APM, quindi Application Performance Management. Anche qui una definizione trovata online fra le svariate, qui si trova molto materiale, molte definizioni online. Quindi nel campo dell'information technology, APM, quindi Application Performance Management, è il monitoraggio e il management delle performance di una software application. Quindi la traduzione di semplice metrica IT, quando parliamo di monitoraggio,
ha un significato di business, quindi ha un management. Quindi le due cose abbiamo Application Performance Management, management o monitoring. La parola management, difficile da capire, okay, cosa devo fare. L'idea è quella di essere proattivo, nel senso non mi limito a essere reattivo solo quando si tratta di parlare di performance, nel senso che io registro delle metriche, sono lì, solo quando vado a dire quant'è il carico della mia applicazione vado a vedere. In realtà l'idea è quella di essere proattivi, quindi fare un management delle performance che andiamo a monitorare. Diciamo che detto così, APM sembra semplicemente, vabbè, ok, ho un piano di management delle mie performance, registro le mie metriche, fine. Quindi diciamo, cioè monitoring, management, performance, sembra una cosa facile. Se però andiamo a vedere effettivamente i componenti che fanno parte del cosiddetto APM, vediamo che comunque sono tanti, cioè si tratta di andare a monitorare le performance di ogni singola richiesta, le dipendenze dei sistemi esterni che siano database, web service, caching system, avere un trace delle transazioni con riferimento alla specifica linea di codice, profiling di code, le classiche server metrics, quindi CPU, memory, bandwidth e così via, ma anche management criteria, applicazione focalizzata e contestualizzata, nel senso vado a monitorare delle metriche contestualizzate all'utente finale, allo stato in cui si trova la mia applicazione, quindi un qualcosa di più di semplice un monitoraggio. Ovviamente, metriche custom, log ed errori e real-time monitoring. Ci sono tanti tool. Questi sono esempi di tool di APM trovati online per diversi stack tecnologici. In Python abbiamo New Relic, App Dynamics, ce ne sono molti. Tool diversi, business plan diversi, alcuni gratuiti, altri open source, alcuni a pagamento, costi alti. Di alcuni sinceramente mi sono informato per preparare la sessione. Sul sito non ho trovato i dettagli di, ok, vi permette di monitorare queste metriche, dove vengono salvate, come posso accederci, c'è un real time. Boh, i siti sembrano davvero vendere dei tool senza, secondo me, andare a fondo di effettivamente questi tool cosa facciano, dove salvino i nostri dati, possiamo accederci, come possiamo gestirli. Quindi diciamo, molti tool, ce ne sono sicuramente altri che non ho preparato qui nella slide, poi se qualcuno li ha utilizzati e ha un parere diverso, ci si può parlare e approfondiamo la cosa, sarebbe sicuramente utile, però diciamo varietà di tool, anche come interagisco, dove salvo i dati e così via. Ovviamente qui parliamo di tool on-prem, con alcuni, diciamo, la parte di interfaccia in cloud. Andando sui cloud provider, abbiamo, vabbè, in AWS X-Ray Pinpoint, quindi ad esempio X-Ray ci permette di fare un monitoraggio da diverse funzioni Lambda, capire effettivamente il flusso, Pinpoint una parte più di interazione del lato utente, su Azure Application Insights, Google Cloud, si chiama proprio APM. Ovviamente cloud provider, soldi, si pagano queste cose. APM ha anche una grossissima parte di letteratura, cioè quindi libri su libri che ci spiegano come fare monitoraggio. Io sinceramente non li ho letti, però, nel senso, comunque best practice, come fare management delle nostre performance, e ovviamente oltre alla letteratura abbiamo pratiche, quindi bellissimi diagrammi che ci spiegano il tutto. Quindi siamo partiti dall'idea di APM come monitoraggio management, facile, bellissimo, siamo arrivati a una cosa, tool diversi, che non so bene come funzionano, magari un open source a pagamento, letteratura, pratiche, quindi la cosa non è più così tanto facile, quindi uno dice, no, APM, stare, il monitoro le mie performance come facevo fino adesso, bellissime, no? Diciamo, cose un po' più complicate. Da questo punto, diciamo, ci si attacca effettivamente al cuore dell'intervento, che è appunto APM su Stack Elastic. Brevissima introduzione. Per chi non conoscesse Elasticsearch e Kibana, proprio due righe prese dal sito, giusto per introdurre cosa sono. Elasticsearch è un sistema distribuito RESTful per fare search analytics, è il cuore di Stack e dove fisicamente vengono salvati i dati che andiamo a caricare, dati tipo documenti JSON.
Kibana, diciamo Kibana vive sopra Elasticsearch e ci permette di visualizzare i dati salvati all'interno di Elasticsearch e di navigare lo stack, perché ovviamente possiamo avere altri componenti e da Kibana possiamo comunque gestirli e configurarli. Brevissima introduzione per chi non conoscesse i due strumenti. APM, la soluzione di Elastic, viene distribuita all'interno di XPack, che è un pacchetto che permette di aggiungere delle feature allo stack di Elastic. Elastic ha acquisito una società che si chiama Opbit nell'agosto dell'anno scorso, società che faceva appunto un APM per Node.js. Appunto, l'hanno acquisita e hanno deciso di integrare quel motore di APM all'interno dell'Elastic Stack. Descrizione presa dal sito di Elastic, cosa dice? I tuoi log, le tue metriche sono già all'interno di Elasticsearch, estendi la cosa anche andando a salvare le application metrics all'interno di Elasticsearch. Quattro linee di codice ti permettono di vedere la tua applicazione come sta andando. Ovviamente quello è uno sponsor pubblicitario del loro sito che dicono quattro righe di codice, vedremo dopo, per Python Flex sono meno di quattro, diciamo, l'utilizzo base. Come detto, all'interno di XPack prevede diversi livelli di subscription, di cui alcuni comunque altri abbastanza enterprise, APM all'interno della basic subscription, quindi free license, bisogna registrarsi, però è free. Il codice di XPack è stato reso open source da poco e vi consiglio di ascoltare quel podcast di una persona che lavora per Elastic che spiega un po' anche perché Elastic ha deciso di investire su una soluzione APM diretta. E una delle motivazioni è stata sul mercato ad oggi, diciamo, soluzioni open source APM non ce n'erano, allora hanno deciso di investire in quella parte, quindi ve lo consiglio. Quindi vediamo come funziona APM in Elastic. Quattro componenti principali: Elasticsearch, APM Server, APM Agents, Kibana, APM UI. Elasticsearch, diciamo, è il cuore, come detto prima, dove vengono salvate le nostre metriche. Perché le metriche che andiamo a recuperare dalla nostra applicazione vengono salvate all'interno di Elasticsearch come semplici documenti, come se effettivamente un classico indice, una tastiera dei documenti, le vostre metriche saranno salvate in quel modo lì. Cosa secondo me molto importante perché vi permette di gestire le metriche in modo trasparente, nel senso avete già degli alert che fanno delle aggregazioni su documenti in un indice, dare una notifica su Slack, perfetto, le metriche sono normalissimi documenti, quella cosa può continuare a funzionare. Cosa che in altri tool non si vedeva, dove, perfetto, le metriche vengono salvate, ho la dashboard bellissima, come posso accedere ai dati, in che formato sono, boh, non lo so. Come semplici, normalissimi documenti Elastic, RESTful API, JSON, fine. APM Server diciamo, è il componente che si occupa di ricevere i dati dalle applicazioni, accodarli e periodicamente creare i documenti Elastic e indicizzarli nel cluster di Elasticsearch. È scritto in Go Open Source, licenza Apache 2, su GitHub, liberi di contribuire. Ha delle public API HTTP-based in JSON, e quindi anche qui volete costruire un vostro componente che interagisce con l'APM server e scrive delle metriche in Elastic, liberi di farlo. APM Agents sono effettivamente quei componenti che andiamo a inserire nella nostra applicazione come dipendenze che recuperano tutte le metriche e le inviano all'APM server. Open source anche queste, li trovate ad esempio lo screenshot di APM Agents per Python su GitHub, e appunto collezionano queste metriche, le inviano al server, il server la coda, periodicamente crea i documenti Elastic e li indicizza. Perfetto, abbiamo i documenti in Elastic, come li visualizziamo? Sono presenti delle dashboard Kibana, già confezionate all'interno di Kibana, appunto, che ci permettono, dopo vedremo nel dettaglio meglio la dashboard, ci permettono di visualizzare appunto le metriche che abbiamo salvato. Quindi dettagli per ogni richiesta, lo span di ogni richiesta effettivamente passo dopo passo cosa viene effettuato e così via. Dopo comunque vediamo i dettagli. Quindi questo qua è lo schema proprio minimale, quindi abbiamo Elasticsearch, storage le nostre metriche, Kibana UI visualizza queste metriche, il server
in via Elasticsearch indicizza, gli agents comunicano col server. Ovviamente possiamo avere più agents per diverse applicazioni, cross language, eccetera. Ovviamente qui Elasticsearch è come un quadrato, però diciamo come sistema può ovviamente essere un cluster configurato come volete. Ovviamente viene creato un indice apposta per andare a contenere queste metriche. Gli agents, cosa abbiamo detto, cosa sono? Quei componenti che vivono all'interno delle nostre applicazioni e comunicano con le PM server. Diversi stack tecnologici supportati, noi siamo interessati a Python ovviamente, supporto nativo per Django versione 1.8.2 e Flask 0.1+. Ad oggi non c'è il supporto per framework asincroni come Twisted o Tornado, anche qui le PM server, le API sono pubbliche, il codice è pubblico, uno si può scrivere il proprio agent che comunica col server e lo può integrare col framework che vuole. Soluzioni agents per altri stack, Node, Ruby, Java appena rilasciato, diciamo non è forse in alfa o in beta, Go, JavaScript, intendiamo lato client. Quindi abbiamo visto la soluzione PM di Elastic, open source, gratuita, facile da usare. Facile da usare non ci siamo ancora arrivati, è la prossima slide, vedrete che effettivamente è facile. APM Agents, quindi diciamo stessa infrastruttura per andare a registrare queste metriche, APM Server più Elastic, diversi agents per diverse applicazioni, che sia Python, Node, Ruby, Java, eccetera. Full integrated con Elasticsearch, le nostre metriche sono salvate come documenti, quindi le nostre metriche sono dei JSON, sono effettivamente belli corposi, però comunque sono dei JSON, Elasticsearch REST API, una chiamata e ottengo le mie metriche dell'applicazione. Ovviamente posso fare le query classiche di Elasticsearch, aggregare, eccetera. E nulla vieta, Elasticsearch ha il modulo Machine Learning, vabbè, disponibile solo con alcune subscription di SPAC, però nulla vieta di fare poi anomaly detection sulle metriche identificate con APM. Questo perché, ripeto, le metriche sono normalissimi documenti in Elasticsearch, niente di più. E poi, vabbè, delle dashboard Kibana che sono built-in, quindi già disponibili. Essendo semplici documenti, nulla ci vieta di farci le nostre visualizzazioni come vogliamo, grafici, aggregazioni e così via. Passiamo alla parte che ci interessa di più. Python Flask, mia applicazione normalissima, per andare a configurare APM, installare la dipendenza, pip install, creo la mia applicazione Flask, nel config, nel dictionary, metto una nuova chiave, Elastic APM, service name sarà il nome che identifica la mia applicazione all'interno di Elasticsearch e Kibana, secret token è un token non obbligatorio per comunicare con le PM server, non c'è un sistema di autenticazione se non tramite quel token, server URL, l'URL delle PM server, fine. Diciamo, questo è quello che serve alla nostra applicazione Flask, quindi a me sembrano meno di 4 righe, in questo modo andiamo già a monitorare la nostra applicazione, quindi se abbiamo diverse rotte all'interno della nostra Flask application, andiamo già a monitorare tutte le chiamate a quelle rotte. Una nota perché mi sono imbattuto, se usate APM Server 6.2 assicuratevi di aver aggiornato la dipendenza, se no ricevete sempre un HTTP 400, io stavo impazzendo, non capivo il perché e per quel motivo. Quindi abbiamo detto che con quelle semplici righe andiamo a monitorare la nostra applicazione. Esempio, qui una rotta, get news, cosa vedremo all'interno di Kibana? Vediamo la media della response time, il 95esimo e il 99esimo percentile. La response time distribution, quindi un grafico che ci mostra la distribuzione delle risposte alla nostra rotta. Ovviamente, essendo Elasticsearch Kibana, col mouse seleziona un periodo di tempo, tutta la dashboard si aggiorna. Aggiornamento in real time fino a 5 secondi, senza fare nient'altro, nel senso con quelle semplici righe otteniamo già quel risultato. Qui vediamo comunque
Questa è come viene mostrata la dashboard all'interno di Kibana. Qui vediamo l'elenco di richieste, che sono le nostre rotte della nostra Python Flask Application. Vediamo l'impatto, quindi a livello di tempo, risorse, eccetera, qual è la rotta, quindi la richiesta che impatta di più nella nostra applicazione. Response time con media 95esimo-99esimo percentile. Richieste per minuto by HTTP code, quindi le richieste che hanno restituito un HTTP 200, 400, 500 e così via. Come detto prima, col mouse posso selezionare un periodo di tempo, automaticamente tutto viene filtrato. Esempio, identifico un picco anomalo nell'andamento delle response, dico ma perché il tempo è così alto qui, seleziono e vado a vedere quali richieste hanno impattato principalmente in periodo di tempo. Come detto prima, tutte queste metriche sono salvate come normalissimo documento Elastic. Questo è un esempio di un documento salvato all'interno del nostro indice che rappresenta la metrica. Possiamo vedere una richiesta in get sul remoto adesso, localhost, chiamata localhost 5000 get user. Header HTTP, response 200 degli header. Ovviamente qua è una chiamata di test, diciamo, non c'è molto contenuto, però il messaggio che voglio passare è quello che questo è un documento salvato all'interno di un indice Elasticsearch, che però arriva dall'APN server che ha preso questa informazione da un agent che vive nella nostra applicazione. Quindi, secondo me, è una cosa comunque molto potente. E ovviamente su questi documenti, come ho detto prima, ci posso aggregare, posso farci le visualizzazioni. Io ho fatto una visualizzazione che fa vedere una time series, ovviamente ogni metrica ha un suo timestamp, e quindi possiamo vedere l'andamento nel tempo. Ovviamente, come abbiamo detto prima, poche righe di codice ci permettono di ottenere già un buon risultato. Ovviamente possiamo andare un po' a customizzare l'utilizzo di APM. Esempio, quando solleviamo andiamo a catturare un'eccezione, possiamo usare APM.CaptureException per andare a loggare all'interno del sistema. Ovviamente tutte le eccezioni non gestite vengono già loggate in automatico. Possiamo anche andare a loggare dei messaggi custom che ci permettono magari di andare a debuggare meglio la nostra applicazione. Possiamo aggiungere dei contenuti extra quando andiamo a loggare un errore. Esempio extra, possiamo passarci un JSON, quindi con delle informazioni che comunque ci permettono di andare a poi identificare meglio i problemi e ignorare delle particolari rotte. Esempio, nell'esempio non andiamo a tracciare tutti i metodi HTTP option sulla rotta slash API. Discutibile, nel senso per alcuni casi io dico non voglio andare a tracciare quelle chiamate. Posso utilizzare un decorator o il context manager per andare a tracciare tutte le chiamate che vengono all'interno della mia applicazione e verranno visualizzate così all'interno della dashboard. Quindi io posso vedere, lì nell'esempio si vede un po' poco, però per tipo di evento, a destra c'è nel senso SQL, code e Redis, esempio, la prima è una hit sulla cache, ci impiega poco tempo, poi ho delle query select, update, eccetera. Nell'esempio magari dico, ah cavolo, l'update effettivamente è più lento di quanto mi aspetto. Cliccando su quella transazione si può vedere esattamente la riga di codice che è andata a loggare quello span. Quindi quello sicuramente poi aiuta anche a contestualizzare, quindi sono andato a trovare un eventuale problema, oppure anche lì ho visto un picco sull'aumento della risposta della mia applicazione, seleziono da Kibana quel periodo, vado a vedere il sample delle transazioni, dico l'update effettivamente ci sta impiegando più tempo. Clicco, vedo esattamente la riga di codice di riferimento, quindi diciamo anche per debug è sicuramente comodo. A livello di singola request posso vedere, appunto come ho detto prima, response time, request for min e la response time distribution. Quindi posso vedere come il mio endpoint, la mia rotta, la distribuzione dei tempi di risposta. Quindi io so che, ad esempio, qui ho avuto un picco di risposte in tempo zero. Quindi probabilmente, se la mia applicazione rispondeva subito perché è giusto o sbagliato, dipende dal caso. Ovviamente, quando andiamo a loggare, il problema è che alcuni dati non devono essere loggati, perché dati sensibili non voglio che finiscano
all'interno del sistema di tracing. Ad esempio, questa cosa, andando ad analizzare i tool come ho stato prima, non l'ho trovata in tanti. La cosa di poter escludere, anche con delle regole mie custom, determinati elementi dal logging. Ci sono i cosiddetti processor che mi permettono di, quelli sono quelli di default, esempio sanitize HTTP header, request query string, request body, no, quelle informazioni non verranno mai loggate. Ovviamente posso scrivere il mio custom processor, non vado mai a loggare lo stack trace, perché non voglio che lo stack trace sia disponibile nei log. Ripetiamo, i log sono semplici documenti di Elasticsearch, quindi uno ci accede e li può vedere. Quindi qui abbiamo visto come, partendo da quelle quattro righe di codice iniziali, posso andare a estendere diciamo il tracing all'interno della mia applicazione. Delle considerazioni, preso il sito di Elastic, ovviamente andare a monitorare risorse consuma anche risorse, ovviamente, che sono risorse come CPU time, memory, banda, Elasticsearch, storage, ripetiamo, le metriche sono documenti. Come possiamo, diciamo, ovviare a questo problema? Di default tutte le transazioni vengono monitorate. Possiamo andare a dire randomicamente solo un sample delle transazioni della mia applicazione vengono monitorate. Questo perché, diciamo, se la mia applicazione è abbastanza utilizzata, vado a prendere un campione di transazioni, è probabilmente significativo della mia applicazione. Ridurre la coda, perché come abbiamo detto, gli agents inviano le PN server che a coda, ovviamente più la coda cresce, CPU time memory. Se metto una coda molto grande, il mio APM server deve avere diciamo, risorse di conseguenza. Quindi si può ridurre il size della coda per mandare più messaggi su Elasticsearch e il flush time, il tempo ogni quanto vengono inviati. Span per transactions, come abbiamo visto prima, per ogni richiesta si può vedere, ad esempio ho fatto una select, un update e così via. In giro trovate alcuni esempi anche sul sito di Elastic che fanno vedere se una transazione dove gli span sono davvero infiniti, perché era un esempio, c'era un for dove venivano fatte moltissime select all'interno di questo for molto grande, quindi moltissime. Ovviamente avere tante transazioni per span è una cosa che a livello di risorse impatta, quindi si può mettere un massimo di 100. Loro consigliano di tenerle sotto 100, scusate. E anche qui dipende dal caso quale numero per voi è significativo. Quindi quello che abbiamo visto è una soluzione APM con agents ready to go, Flask e Django, APM server open source, API HTTP JSON based, usate un altro framework, scrivete l'agents, siamo tutti più contenti. Poche righe di codice per utilizzare, diciamo, la configurazione base, ovviamente si può estendere come abbiamo visto con messaggi custom, loggare le eccezioni già gestite, gli span e così via, appunto custom exception messages, transazioni e richieste, cosa secondo me importante anche in un ambito un po' più, cioè magari io monitoro la mia applicazione che non ha dati particolarmente sensibili, non mi interessa di escludere rotte o fare il sanitizing di dati. In un ambito, secondo me, un po' più professionale, sicuramente quel punto, quindi escludere le rotte, soprattutto sanitize data, è molto importante, perché ho la certezza che, insomma, banalmente, il leader HTTP di tutte le richieste non viene loggato, perché il leader contiene chiavi di autenticazione, i parametri che non vengono loggati per dei miei particolari motivi, e così via, come lo stack trace. E come detto prima, PN server, public API, HTTP e JSON, quindi liberissimi di integrarlo in Perl, quello che volete. E, qui trovate le slide, i miei contatti, niente, se volete scrivermi, sentiamoci, discutiamo. Se avete domande, sono qui. Allora, noi stiamo proprio valutando una soluzione appunto per fare APM. Non so, la mia è più una domanda in ottica di comparazione,
sì, con un'altra soluzione che ultimamente sta riscuotendo molto successo, che è Prometheus. Sì. Tolto il pro di avere ovviamente Kibana, quindi che ha una dashboard già pronta, come si confronta questa soluzione rispetto a una soluzione appunto Prometheus più Grafana e un custom agent? Allora, no, partiamo che Prometheus non ho super esperienza, quindi diciamo il fare un confronto diretto mi risulta difficile, però posso dirti, io ho provato a utilizzare questa soluzione e mi sono trovato, cioè, comunque molto bene, soprattutto se si ha già in casa un cluster Elastic, diciamo la parte di configurazione che magari uno pensa al cluster, gli indici eccetera, c'è niente da fare, non c'è niente da fare, il cluster è già pronto, gli agents come abbiamo visto sono semplicissimi, l'APM server è davvero diciamo un componente, diciamo, nell'infrastruttura molto piccolo, di capacità ridotte. Ovvio che se poi il numero di applicazioni comunque tende all'infinito, l'APM server di conseguenza deve essere pronto a gestire tutte le chiamate. Però secondo me, avendo già un cluster Elastic pronto, già che uno sta utilizzando, è una soluzione, secondo me, cioè ready to go, molto veloce. Cioè anche provarla, se non l'ho detto, comunque in Python c'è Flask e Django. Django uguale, nella configurazione di Django si aggiungono quelle tre informazioni, application name, APM server, token se volete, non è obbligatorio, e basta. Quindi, cioè, secondo me, prima magari di provare un'altra soluzione che prevede costi, altra infrastruttura, se uno ha già un cluster Elastic, ovviamente se non ce l'ha deve comunque tirarlo su, l'utilizzo di APM, quindi l'agents più il server, sono davvero, non dico che in mezz'ora è fatto, ma sì, è velocissimo. C'è la parte più corposa, ovviamente il cluster Elastic, che però magari uno già utilizza per log e altre metriche, quindi ce l'ha già a disposizione. Però gli altri due componenti sono davvero semplici. Quindi diciamo, non ti riesco a fare un confronto diretto fra Prometheus e APM, ti posso dire i vantaggi di utilizzare questa soluzione. Poi è open source comunque il server, quindi eventualmente uno può andare a decidere, capire. Ciao, grazie del talk. Domanda secca, c'è un modo per fare aggregazione automatica? Perché se io ho, che ne so, 10-20 milioni di richieste, sì, al giorno, cioè, non ci, e diciamo non sono neanche tantissimi quelli che, ma guarda, secondo, allora, non ci si rientra con tutto quel. Allora, sicuramente andando a lavorare sul quel parametro che abbiamo visto, il sample del transaction. Di default tutte le richieste alla nostra applicazione vengono monitorate. No, parlo di una situazione complessiva, perché a me serve pigliare gli strati. Quindi se io non le piglio tutte, allora, vado di sample. Secondo me qui ti viene. Gli spot. No, okay. No, ti viene, secondo me, in aiuto Elasticsearch. Nel senso, le metriche salvate come documenti, in automatico che vengono aggregate, non c'è, a meno che l'ho rilasciato nella 6.3. Qui parliamo di Elasticsearch, quindi ci stacchiamo un attimo dai PM, quindi da una serie di documenti fare job di aggregazione che mi dicono ok, a me interessa avere anche i documenti, ma interessa per termini di performance eccetera aggregarli e salvarmi quell'aggregato, quindi ci sarà in automatico dalla 6.3 che non è ancora uscita questa funzionalità. Essendo queste metriche documenti normalissimi, puoi andare a configurare l'attività di dire ok, le mie metriche ogni ora fammi un'aggregazione e tienimi l'aggregato. In quel caso mi devo andare a rifare la dashboard, ovviamente. Sì, la dashboard di default. Se no, sì, aspetto la prossima versione. Dashboard che se ti servono comunque le tue time series sui picchi, eccetera, ci sono già visualizzazioni default. Quando si installa il server APM, c'è un'opzione per dirgli installami anche dentro Kibana delle dashboard, altrimenti si può fare l'installazione. Okay. Non l'ho detto, però vabbè, è una cosa che consiglio di fare, almeno si hanno già delle dashboard. Oppure, senza aspettare la 6.3 di Elasticsearch, si può fare banalmente un cron che ogni tot va effettivamente a fare l'aggregazione su questi documenti. Cosa che magari, ripeto, essendo documenti, in azienda c'è già per altre attività. Non so lo use case, però. No, facevo un ipotetico esempio. Io sono una piattaforma che fa un bacio di transazioni. Ah, secondo me è quello a intervalli temporali.
ovviamente tutte le richieste sono, hanno un timestamp, quindi è una time series, fare delle aggregazioni. Magari voglio aggregare al secondo, a 10 sì, secondi esatto. Per tipologia, no? Esatto, e fare una decidere una particolare retention sugli altri dati. Però diciamo questo si stacca dai PM, secondo me è un punto importante perché i PM utilizza, ho detto mille volte, documenti di Elasticsearch. Quindi il tuo use case sarebbe, ho moltissimi documenti in Elasticsearch che si generano con alta frequenza, come li aggrego? Che poi questi documenti siano metriche o altro. No, no, a livello di prodotto no. No, no, l'unico è il sample delle transazioni, che però cioè, può aver senso in alcuni casi, magari per i picchi no. Grazie a Matteo.